roll 1-1. Buongiorno. Ben arrivato, come sta? Bene, grazie. Lei? Tutto benissimo, grazie. La vedo radiosa. Vuole seguirmi? Il dottore la sta aspettando. Grazie. Avanti. Dottore, c'è qui Anna. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Volete un caffè? O preferite qualcosa di fresco? Niente, grazie. Grazie. Vi lascio lavorare? Grazie. Prego, accomodati. Tutto bene? Sì, sì, grazie. Tu? Bene, grazie. Ti parlo subito del progetto. Mm-hmm. Allora, un circolo privato ci ha chiesto di lavorare un libro di magia e tradizioni popolari. A me serve una brava fotografa e curatrice del progetto, quindi ho pensato a te. Avevi fatto un ottimo lavoro con il libro di Perez e credo che anche con questo farai centro. Ti ringrazio. Hai già un programma? Sì, ecco, dovrei avere qualcosa qui, una bozza. Sì. Aspetta un attimo che c'è un po' di confusione tra le carte. Eccola qua, eccola qua. Vedi? Allora, non resta che da trovarti una sistemazione. Dopodiché partiamo alla grande. Mm-hmm. Grazie per aver accettato. Grazie a te per l'opportunità. Alla prossima settimana, allora. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Ciao.
scusi, Marco. Posso parlarle un attimo? Prego. Ti ho spaventata? Sei Anna, vero? Sì, sono io. Vedo che Esther ti ha già dato le chiavi di casa. Sì, piacere. Sei una fotografa? Sì, vivo di questo, insomma. Ah. Stavo scattando alcune foto ai gatti. Le dispiace se poi faccio anche qualche foto qui in giro? Non mi piace che si guardi in casa mia. Mi dovrò abituare a dei vicini. Non ne ho avuti per tanto tempo. Come le dicevo, io mi chiamo Anna. Lei deve essere... Edith. Sì. Come Edith Piaf, la cantante. Che di certo non sapeva di portare il nome di una santa, di una pazza e di una strega. Non lo sapevo nemmeno io. Certo. Tieni dell'acqua fresca sul davanzale della finestra. È stato un piacere, Edith. Non mi aspettavo una tua telefonata.
Sì, la casa è carina. La proprietaria già meno. È strano. Sara, ma è veramente imbarazzante fare conversazione con lei. No, no, non dubito di questo. È il suo modo di fare. Secondo me deve avere qualche problema. È sbucata fuori all'improvviso facendomi prendere uno spavento. E poi ha fatto un appunto sul suo nome, come se volesse insinuare qualcosa di sinistro. Sì, ha detto che è stato il nome di una santa, di una pazza e di una strega. È un modo molto originale di presentarsi. Ma dovresti vederla per capire. Non ti preoccupare, saprò cavarmela. Ciao Marco. Non è di me che deve aver paura, ma di chi guida la mia mano. Se domani sarei ancora qui, lo dovrei solo questo. Ormai ti ho vista, vieni fuori. Esci! Non farà del male a quel gatto, vero? In effetti non vorrei. Ma qualcuno gli deve ricordare che le sette vite potrebbero non durare a lungo. È un modo piuttosto strano di dimostrargli affetto. Io sono il capobranco. Deve dare retta a me, per il suo bene. Buongiorno. Buongiorno. Sono Marco Brighi, della Brighi Edizioni. Oh, certo. Questa è la mia collaboratrice, Anna Petra. Piacere. Benvenuti. Sono Hermes Stratti, bibliotecario. Dunque, come d'accordo, vi prendo i libri che avete richiesto. Grazie. Eccoli qua. Bene. Sapete, in questa zona, nel 1600, diverse persone furono processate dal Tribunale dell'Inquisizione. Ma non tutte erano streghe. Tra di loro c'erano anche dei benandanti. Sarebbero i medegunti? Certo. Maghi o stregoni buoni. La gente ci andava per un consulto o per avere un aiuto. Beh, un particolare tipo di aiuto. Dicevano di essere devoti a Dio, il quale avrebbe dato loro dei poteri particolari per difendere la gente e i raccolti dai malefici, ma potevano anche curare perché conoscevano i rimedi tradizionali. E si dice anche che parlassero con i morti, come i medium. Fu così che chi comandava si sentì minacciato, perché questi avevano molta considerazione da parte del popolo. Provate a pensare,
I benandanti facevano da medici, da farmacisti, da preti. Bisognava fermarli. E per questo furono perseguitati? Già. I loro racconti dei combattimenti nelle tempora furono interpretati come descrizioni di sabba satanici. Come mai? Beh, sotto tortura o interrogatori pressanti, furono costretti ad ammettere ciò che non era vero. Perciò sparirono. Già. Però c'è chi dice che la loro tradizione sia proseguita fino a oggi. Ma la gente, a parte gli anziani e gli studiosi, non conosce il fenomeno dei benandanti, né di che cosa siano capaci. Ci sono documenti dell'epoca da consultare? Non qui. In Curia, a Udine. Qui ci sono dei testi, quelli più famosi. Il formaggio e i vermi e i benandanti di Ginzburg. Vi riprendo. Grazie. Grazie. Una strega che veniva da queste parti è citata anche in questi libri. Il suo nome era Maria Spanzona. Fu processata dal Santo Uffizio nei primi anni del 1600. Raccontava di andare sotto forma di spirito all'inferno e in paradiso, assieme al padrino, lui pure benandante, e di partecipare a battaglie contro le streghe che servivano a procurare l'abbondanza dei raccolti. Ed era sospettata anche di guarire gli ammalati con mezzi diabolici. Ha trovato una sistemazione qui in paese? Sì, sta oltre la ferrovia. Per caso vicino a Edith? Certo, la conosce. Oh, sì. Quella donna ne sa davvero tanto di musica popolare, usi e costumi della tradizione. Conosce cose antichissime. Io le ho chiesto più volte di dirmi qual è la sua fonte, ma è gelosa. Non me lo vuole dire. Alle volte mi viene da pensare che anche lei sia una strega o una benandante. Magari di notte fa sortilegi alle persone e prepara filtri per incantesimi d'amore. Ma queste sono dicerie. Però, se vi riesce di farvi raccontare qualcosa da Edith, ammesso che sia dell'umore giusto, vi sarà più utile di quel che pensiate. Bene, direi che è tutto. Grazie Hermes. Grazie mille. Arrivederci. 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 Buongiorno. Edith? Sì? Salve, sono Marco Brighi, della Brighi Edizioni, il collega di Anna, l'ha conosciuta, vero? Ah, sì, il collega di Anna. Buongiorno. Edith? Piacere, Marco Brighi, Brighi Edizioni. Sa se Anna è uscita stamattina?
Era perché doveva aspettarmi, dovevamo uscire assieme. E ho trovato la porta chiusa quindi ho pensato che fosse uscita. Non è che per caso avevo chiavi di riserva a casa. Vuoi entrare? Magari dai, così facciamo quattro chiacchiere sul nostro progetto che stiamo portando avanti. Prego. Grazie. Destinati. Scoprivano il loro dono con l'andare del tempo, imparavano a usarlo per fare del bene alle persone, per curare i mali, perfino per parlare con i morti. Cominciava di solito intorno ai 20 anni e poi durava per un po'. Ma come si sapeva che erano benandanti? Da che cosa si capiva? Nascevano ancora avvolti nella placenta. L'avrai sentito dire quel detto, nato con la camicia, no? È da lì che viene. E la placenta gli aiutava a alleviare le sofferenze del parto. I vecchi dicevano che fossero dei predestinati, dei prescelti da Dio, perché gli aveva risparmiato queste sofferenze. In cambio loro avrebbero dovuto servirlo per tutta la vita. Allora, la nutrice al momento del parto prendeva un pezzettino della placenta, l'avvolgeva in un panno di lino, poi la legava con dei lacci di cuoio oppure dei fili d'erba e la dava alla mamma del bambino. E si raccomandava che gliela facesse indossare per tutta la vita. Se poi un giorno questi avesse perso la camiciola, come veniva detta, che era anche la sede della sua anima, allora perdeva tutti i suoi poteri. Non poteva più nemmeno partecipare ai combattimenti notturni. I familiari lo sapevano. Cioè, voglio dire, se un benandante si alzava nel cuore della notte per andare a combattere, la moglie e il marito se ne sarebbero accorti. Ma non ci andavano a carne ed ossa. L'anima usciva dal corpo e andava, e il corpo rimaneva lì, come morto. Ah, come in una sorta di trance. Ed era comunque bene che non girassero il corpo, perché altrimenti l'anima non poteva più rientrare. E che cosa succedeva se vincevano o perdevano? Se vincevano streghe e maghi ci si poteva aspettare il peggio. Capitava di dover soffrire la fame, o di patire la carestia, o di dover liberare dai malefici molte persone. Soprattutto bambini. Se invece vincevano i benandanti, andava tutto bene. Prego, si accomodi, è quasi pronto. Grazie. Buongiorno. Ma... Buongiorno, Anna. Ben alzata. Non volevo svegliarti, dato che avrai dormito poco. Sono arrivato un po' prima. Ed Edith era già in piedi e così mi ha fatto entrare e abbiamo parlato un po'. Va bene, no? Sì, ma potevate chiamarmi? Che ore sono?
Le 11. A questo punto pensavo di portarti fuori a pranzo. Io non mi sono resa conto di aver dormito così a lungo. Vabbè, dai, vai a cambiarti. Io intanto bevo la tisana che mi ha preparato Edith. Stamattina quando sono arrivato, grazie, stava raccogliendo delle piante e mi ha detto che lei le usa al posto del caffè. Così, quando le serve un po' di carica. Non serve che la bevi. Guido io. Guido io, tranquillo. No, voglio provare, sono curioso. Ma non sai dove sono state raccolte le erbe? Potrebbero esserci pesticidi. Ma bella questa! Vi credi una avvelenatrice? Guarda ragazza che là dietro si fa la coltura biologica e io bevo queste tisane da una vita, non mi è mai successo niente. Beva Marco. Ne voglio anch'io. Ragazza! Oh, santo cielo, un po' di educazione! Se ne vuoi anche per te, non è che da chiederlo, sai? Marco, beva. Grazie. Buono. Voglio la ricetta. Mi sento più in forma. Davvero, grazie. Bene, allora io torno alle mie cose. È stata una bella chiacchierata, Marco. Quando vorrei saperne ancora di streghe, maghi, magia, eccetera, eccetera, torni pure a trovarmi. La ringrazio, Edith. È stata una conversazione davvero piacevole. Io ed Anna verremo sicuro a farle visita. Anna, è lei? Certo. Buona giornata. Arrivederci. Allora io vado a cambiarmi e torno subito. Non c'è fretta, ricordati che oggi è la nostra giornata libera. Chissà che cosa è in quel sacchetto, Edith. Occhi di salamandra. Lingue di biscia.
Anna, sei in casa? Anna! Ma che cosa sta succedendo? Scusa, io non faccio mai così. Sono stanca e molto provata. Non dormo da giorni per via degli incubi. C'è qualcosa in questa casa che mi crea ansia. Non riesco nemmeno a mangiare, faccio fatica a concentrarmi e il lavoro non va avanti. Devo andare via. Anna, che cosa è successo? Sembravi contenta. Non riesco più a stare qui. Mi sarò lasciata suggestionare. Oh, credimi, un paio di giorni qui e cambieresti idea anche tu. Non voglio lasciarti nei pasticci. Tieni. Di questa persona ci si può fidare. Ci ho già lavorato insieme ed è molto brava. Ne avevo già una brava, eri tu. Che cosa posso fare per aiutarti? Potresti accompagnarmi alla stazione, se ti va.